Salve a tutti, dopo un anno siamo tornati in quel vicolo tra via Garibaldi e piazza Sant'Agostino dove in molti, compresi i turisti, vanno a fare i bisogni perché non ci sono bagni pubblici. Indovinate perché ci siamo ritornati? Perché nulla è cambiato, quindi vediamo. Sì, esatto, non è cambiato niente rispetto a un anno fa, la situazione è sempre degradante, quindi questa è una stradina dove ci fanno di tutto, a maggior ragione che non ci sono bagni pubblici qui ad Arezzo e quindi possiamo pensare a quello che all'uso che si fa di questa stradina, dove più volte abbiamo chiesto aiuti, siamo rimasti sempre nella stessa situazione. Questo commerciante un anno fa all'incirca ha messo in evidenza il problema attraverso la nostra trasmissione. Poi successivamente ha cercato di mettersi in contatto con il sindaco. Ma sentite cosa è successo. Che più volte ci sono stati rimandi, ci siamo stati rimandati a... Insomma, non si è avuto modo di avere una conclusione, quindi c'è stato un approccio, più volte avvicinamenti, ma invani, non abbiamo concluso nulla e ripeto, è una strada con un degrado totale, una strada di passaggio dove mal gestita e purtroppo anche per i turisti che vengono rimangono appunto sorpresi che ad Arezzo non ci siano dei bagni pubblici e dei pubblici esercenti che mettono a disposizione il turismo. In più di un'occasione abbiamo messo attraverso la nostra trasmissione in risalto il problema della mancanza dei bagni pubblici nel centro storico di Arezzo. Certo, esatto, e quindi mi meraviglio appunto che una città come Arezzo, molto bella come Arezzo, possa subire questi gravi problemi. Mi fa male perché basta pensare ad esempio a Cortona che è diventata forse più turistica di Arezzo, o la stessa Pienza o San Gimignano, ma non lo so perché sono più attrezzati, sono più abituati al turismo e forse Arezzo mi fa pensare che non sia ancora pronta, ecco, ma non ti so... Mi va di pensare a queste cose qui, ecco, ripeto, per me Arezzo ancora non è pronta a un turismo decente. Restate con noi un attimo, ci fermiamo e poi ritorneremo con Sportello Reclami. Un vicolo in centro storico di Arezzo tra via Garibaldi e piazza Sant'Agostino che viene usato come bagno pubblico. D'altronde lo abbiamo messo in evidenza in più di un'occasione, nel centro storico di Arezzo mancano i bagni pubblici. Sì, ma poi questa dei bagni pubblici è un corollario di come è trascurato tutta la città, perché qui non si tratta più di periferie, di frazioni, qui si tratta nel centro storico dove c'è di tutto, c'è un sudicio da far paura, non c'è un bagno, non è curato nell'arredamento, su niente. Quindi è chiaro che questa città, che tutti, specialmente suo Palazzo Cavallo, turismo, probabilmente c'è stato qualcosa di più, ma questa gente che era ad Arezzo non torna più, perché un po' fare i suoi bisogni, fare la pipì, non c'è posto per frequentare, questa è una città completamente trascurata in balia delle onde, quindi io non so fino a che punto vogliono arrivare, aspetteremo i nostri governanti che finalmente dicono questa è una città da rimettere a nuovo. Mancano i bagni pubblici, ma per la verità uno ce n'è, è in via del Praticino, ma è piccolo, non è in grandi condizioni e poi nella parte alta della città, nella parte bassa, nel centro storico basso di Arezzo, non c'è traccia di bagno pubblico. Sicurissimamente, sono i primi a lamentarsi, anche perché i bar sono fatti un pochino furbi giustamente, non è che possano far entrare tutti a fare i suoi bisogni e quindi mettono un caffè o bisogno, cioè questa è una città completamente trascurata, è completamente trascurata al mille per mille sul turismo, su tutto, io non lo so che futuro può avere.
Si chiude qui l'odierno appuntamento con Sportello Reclami, vi aspetto domani puntuali con Teletruria e l'appuntamento che mette in evidenza le cose che non funzionano in Arezzo e in provincia. Ti aspetto. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.